Per la giornata di oggi, lunedì 12 agosto, siete su Notizie Non Click qui con me, Loredana, per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Velasco e Loro che scrive la storia, parliamo delle pallavoliste azzurre, e mette il sigillo sui giochi azzurri di Parigi 2024. Essere il più profondo e grande pozzo naturale sulla terra si chiama Xiaozai Tiangkang. Nel deserto delle piccole città italiane siamo ad agosto, ecco i paesi dove tutto chiude. Nello Daniele e nel segno di Pino, il fratello, sull'emozionante palcoscenico della regione Sicilia. Tornando all'estero, a 27 anni dall'operazione Alba che avviò la ricostruzione post-comunista dell'Albania. Verso i negozianti di Ferragosto, Hamas chiede la liberazione Marwan Barghouti. Per l'ambiente, se pensassimo al dopodomani, facciamo tanti auguri a Mario Balotelli, calciatore italiano, nato nel 1990, così come, ma nel 1986, la cantante italiana Alessandra Amoroso. E nel 30 a.C. nasceva Cleopatra. Mentre nel 1955 moriva il premio Nobel scrittore tedesco Thomas Mann. E chiudiamo con una frase d'amore, dove dice che amore e amicizia sono sentimenti che nascono e mutano in modo opposto l'uno all'altro. L'amore sboccia in un istante e si affievolisce nel tempo. L'amicizia si forma per gradi e nel tempo si fortifica. Emanuele Breda. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna. Loredana.